Senatore Marinello, lei questa mattina ha partecipato al sopralluogo che si è svolto qui all'altezza della galleria Belvedere. Sappiamo che c'è un intervento di manutenzione in corso che è nella zona vicina alla galleria Belvedere, ma che poi successivamente ce ne dovrà essere un altro molto più corposo. Ecco, quali sono le notizie? Le notizie sono, innanzitutto, all'interno della galleria loro non stanno facendo nessun lavoro, hanno chiuso una carreggiata e stanno sistemando, una questione di qualche giorno, due giunti che si trovano un po' più distanti alla galleria perché erano mobili, come mi dicevano loro, e quindi l'hanno sistemato con del materiale che si consolida in poco tempo. Stiamo vedendo sulla fattibilità di bretelle, di bypass, per evitare di entrare all'interno della galleria, ed è fondamentale. Questo per l'intervento successivo di demolizione e No, ricostruzione. no, prima della demolizione si dovrà creare l'alternativa al percorso, però l'alternativa al percorso prevede, io non sono un ingegnere, che tecnicamente passeranno anche dei mezzi pesanti, quindi questa zona deve essere abbastanza sicura. Però è fondamentale che questi lavori all'interno della galleria sono necessari, improcrastinabili, quindi è necessario intervenire in maniera adeguata e ci vorrà tempo, non è che è una cosa che si risolve in poco tempo, si parla di un anno e mezzo se non di più. Quindi Devono sostanzialmente demolire e ricostruire la galleria. sì, questo sì, il discorso è che stiamo parlando di creare le bretelle con proprietari privati, quindi ci vuole un accordo formalizzato, scritto, perché giustamente non si può andare a ledere l'interesse di chi ha un deposito o altre attività all'interno di quest'area che già in passato era stata utilizzata per evitare il passaggio Questo appunto. per farlo capire meglio, eviterebbe la possibilità di usufruire di queste bretelle, eviterebbe di convogliare nel centro della città tutto il traffico della 115. Sì, no, tutto verrebbe a scaricarsi qua in via Ferraro, quindi via Ferraro è abbastanza con delle carreggiate larghe, si parla di almeno 6 metri, quindi si può lavorare bene. Naturalmente poi saranno i vigili urbani a creare dei sensi unici e via discorrendo, ed è una cosa che bisogna tutti collaborare perché si possa realizzare in maniera fattibile. C'è la disponibilità da parte dei privati, da quello che lei ha avuto modo di appurare? Da parte dei privati sì, però è giusto, io non posso garantire, è giusto che venga formalizzato tutto, tutto naturalmente nero su bianco, e non si deve ledere quello che è l'interesse di queste imprese, di queste attività che sono in questa zona dove deve passare la strada, la bretella. Quando Quindi pensa che si possa assumere una decisione, visto che l'ANAS conta di realizzare questi lavori a partire dal secondo semestre del 2022? prima bisogna completare un accordo formale con i proprietari, dopodiché loro stanno già provvedendo diciamo, a distruire quelle che sono la parte burocratica che purtroppo dà dei tempi. Quindi io non le posso dire che tempi ci saranno. Sicuramente sarò un attento osservatore, anche perché sto parlando con funzionari dell'ANAS, li ho trovati disponibili, sono venuti, io li ho sentiti venerdì e stamattina abbiamo fatto il sopralluogo. Quindi è una cosa fondamentale. Come le dicevo poc'anzi, nel periodo estivo la viabilità, la circolazione dei veicoli pesanti e non sarà aumentata, quindi dare l'opportunità alle persone che vanno a lavorare di avere una circolazione abbastanza agevole. Da quello, e per concludere, da quello che lei ha avuto modo di appurare, già intorno ai mesi di giugno-luglio del 2022 si potranno iniziare questi lavori? Prima bisogna, come dicevo, stabilire le carte, cioè fare un contratto nell'interesse anche dei privati, formalizzare tutto. Naturalmente tecnicamente ci saranno gli avvocati che potranno intervenire, è un rapporto che si instaura fra il privato e l'ANAS. Il comune nella fattispecie non c'entra niente, però naturalmente io sarò anche, come si dice, portavoce nei confronti dei dirigenti ingegneri del comune di Sciacca per dire sulla fattibilità di quest'opera, che è fondamentale per tutto, per la sicurezza in primis e poi anche per la viabilità in genere.